La navigazione dinamica, da ora in poi DN, è stata concepita per la prima volta nel 2015 e alla fine dello stesso anno è stata lanciata come prodotto completamente funzionante. Il problema affrontato era lo stesso della chirurgia guidata statica, da ora in poi SGS, quella con l'utilizzo di guide chirurgiche, avvenuta 10 anni prima. Cioè fornire un approccio strutturato e accurato in implantologia consentendo lo studio di casi, la pianificazione e il posizionamento guidato dell'impianto. Ciò che ha portato alla DN è stato il superamento di alcune limitazioni specifiche che ostacolavano la diffusione della SGS. Ovvero la necessità di utilizzare un kit chirurgico dedicato, la difficoltà di operare nelle aree posteriori con aperture della bocca ridotte, la mancanza di un'adeguata irrigazione in situ e di una valutazione della qualità dell'osso a causa dell'attrito delle frese attraverso gli anelli metallici della guida chirurgica. DN fin dall'inizio si è rivolta agli implantologi interessati ad un approccio chairside, in cui tutti i protocolli fossero sotto il loro controllo senza il coinvolgimento di terze parti. Inoltre, la DN fornisce alcuni vantaggi distintivi come i controlli di precisione prima di iniziare l'osteotomia e la visualizzazione in tempo reale dell'anatomia del paziente attraverso la CBCT. Ebbene, tutto ciò grazie all'applicazione di una nuova straordinaria tecnologia, la fotogrammetria, ovvero il rilevamento del movimento e il posizionamento nello spazio. La fotogrammetria richiede l'uso di una serie di target ottici, uno per il paziente, comunemente chiamato jaw tracker, e uno per lo strumento chirurgico, comunemente chiamato drill tag. Il tipo di tag dipende dall'anatomia del paziente e dal tipo di strumento che il chirurgo desidera utilizzare. I chirurghi, infatti, hanno a disposizione appositi adattatori che possono essere montati su diversi strumenti come contrangolo, a bassa velocità e ad alta velocità, manipolo dritto, piezotomo, eccetera. Tutti i target ottici sono extraorali ma vengono fissati intraoralmente. Fa eccezione la mascella che può permettere l'uso di un target ottico detto head tracker totalmente extraorale. Vediamo quindi insieme cosa occorre per effettuare un trattamento DN. Per prima cosa è necessaria una CBCT del paziente. Questa dovrà essere presa a seconda del tipo di registrazione che andrai ad effettuare. Per registrazione si intende il controllo di qualità della CBCT, il cui esito garantisce la congruenza tra la CBCT e l'anatomia del paziente. Esistono due possibili registrazioni. Una mediante fiduciari radiopachi, indossati dal paziente durante la scansione della CBCT. Una seconda modalità eseguita appena prima dell'intervento chirurgico utilizzando un tastatore, tracer, per mappare i punti di riferimento orali del paziente che verranno poi registrati dal software sul rendering 3D della CBCT del paziente. DN consente una pianificazione protesicamente guidata, e quindi, per questo motivo, sono disponibili tutti gli strumenti per effettuare una valutazione implantoprotesica approfondita come l'importazione di STL della ceratura diagnostica e l'esportazione STL degli impianti pianificati, dai verso il laboratorio odontotecnico. Pertanto, è possibile aggiungere più scansioni IOS al caso per la valutazione dello spessore dei tessuti molli e del corretto asse dell'impianto. In fase chirurgica le telecamere stereoscopiche iniziano a tracciare e posizionare su CBCT l'anatomia del paziente e i movimenti della mano. La forza della DN risiede nel controllo dell'accuratezza, che il chirurgo esegue ogni volta che effettua una calibrazione con lo scopo di verificarne la precisione. Consiste nel toccare un repere orale con la fresa e trovare congruenza nel vedere lo stesso repere toccato sullo schermo del laptop. Se il test è positivo, il chirurgo procede con l'osteotomia. Se negativo, ciò indica che è stato commesso un errore e necessita di correzione prima della fresatura. Durante l'osteotomia e poi il posizionamento dell'impianto, il chirurgo è guidato da un ausilio visivo sotto forma di mirino.
Il centro del mirino è l'asse dell'impianto progettato, ed il suo apice è indicato da un vettore laterale che diventa rosso una volta raggiunto dalla fresa. Conclusioni. DN è un'innovazione applicata all'odontoiatria ispirata ad applicazioni simili in neurochirurgia, ortopedia, ORL e offre il vantaggio distintivo di consentire una chirurgia guidata senza una dima. Il principio tecnologico è la fotogrammetria e gli strumenti a disposizione sono target ottici, laptop con software di pianificazione e guida DN. La formazione è fornita dal produttore e tramite la Dynamic Navigation Society che unisce tutti gli utenti DN in tutto il mondo.